Bondi! Oggi voglio raccontarvi una storia, siccome ieri mi è venuto fuori un post pubblicato nel 2015. Questa foto qua, in cui vi spiegherò che cos'era, perché mi piacerebbe raccontare qualcosina di me, del mio passato. Non so se posso far vedere la marca. Era il 2014, avevo 16 anni e decisi di organizzare delle feste. Quindi creai questo gruppo, presi i miei migliori amici e creai questa specie di... Io la chiamavo società perché mi sembrava molto più figo. La chiamai The Night, siccome D perché sono un egocentrico e Night perché comunque era non so neanche se sia veramente corretto come nome. Però cercando tra i sinonimi mi saltavo fuori Frastuono Notturno. E mi piaceva perché era diverso, non ce l'aveva nessuno. Quindi utilizziamo questo nome qua e questo logo. Dietro questa porta qua, ragazzi, c'è la mia Din Caverna. Andiamo. Cioè, notate con che cura ho attaccato questa stampa. Sì, non è questa, ma è questa. Ok, ho deciso di svelarvi tutte le cose che sono state fatte per questo posto qua. Allora, questa era una vecchia cantina che era in queste condizioni qua. L'ho completamente svuotata e trasformata nel posto che è ora. Ho costruito i mobili coi bancali e le mensole coi bancali. Utilizzavo i bancali perché era la cosa più economica che ci fosse. La cosa buffa è che li andavo a rubare in bici da un'azienda. Quindi vedevi un bambino di 16 anni con un bancale sulla schiena, andavo avanti e indietro da casa mia qua a portare i bancali. Un'altra cosa figa è che, come ero piccolino, tutto quello che c'era era tutto artigianale. Cioè, questo qua è pitturato a mano, cioè con un pennarello. E io sono orgoglioso alla fine. A rubare. Allora, che cosa facevamo? Noi organizzavamo feste a casa della gente per i compleanni o comunque eventi che organizzavamo noi. Noi gestivamo l'ingresso e ovviamente il proprietario non aveva spese, non ci doveva pagare. Tutto il resto lo gestivamo noi. Bar, musica, ingressi, tutto. Ci dicevi voglio una festa e noi te la facevamo. Il problema qual era? Che a 16 anni uno non poteva vendere alcolici, non poteva comprarli, non poteva organizzare feste a pagamento e poi un po' di altri casini. E voi direte come facevi ad acquistare tutto l'alcol? Beh, non so neanche se possa dire o vada in galera per questo video qua. Corrompevo il ragazzo all'ingresso del supermercato, quello che vi chiedeva l'euro del carrello, gli facevo comprare le bottiglie a lui e lo pagavamo. Tutti i soldi che guadagnavamo li reinvestivamo in questa attività qua. Quindi continuavamo a comprare altre bottiglie, continuavamo a comprare magari oggetti per abbellire questo posto qua, perché comunque è tutto acquistato da noi. Cioè, ci eravamo fatti comunque un bel sedere, ecco. Ci piaceva un sacco comprare lo champagne e lo mangiavamo con la pizza, perché ostentavamo, cioè facevamo vedere che eravamo ricchi. Siamo nel mondo. Essere involontario. Amore! Che poi a nessuno piaceva lo champagne perché ci faceva schifo, eravamo bambini, però cioè vuoi mettere a bere lo champagne a quell'età lì? Sinceramente ci sentivamo molto importanti. Avevamo creato la pagina Instagram e Facebook, però all'epoca io non sono mai stato molto social, quindi io non ho tanto materiale da esporre, da poter mostrare. Vi farò vedere anche dove tenevo nascosti i miei super iconici. Poi ovviamente la musica era fondamentale. E quindi ci divertivamo un sacco, tantissimo. Avevamo fatto questo telo qua, prima di una serata, e ogni sera lasciavamo un pennarello e ognuno scriveva quello che voleva. Ovviamente ci sono solo delle porcate, quindi non posso farvelo vedere. Poi c'erano... Di notte viene in maniera molto diversa, sembra tipo un mezzo night. Tra l'altro mi è venuto in mente una cosa.
chiuso la società. Poi siccome a me piace fare le cose fatte bene, all'inizio eravamo partiti con facendo i braccialetti, scrivendoli a mano uno a uno. Poi ci siamo evoluti con questi qua, che li avevamo fatti proprio stampare. Cioè, ovviamente per poi non parlare degli adesivi. Avevo fatto fare un sacco di adesivi. Inoltre per la festa avevo fatto un menù, perché così la gente poteva scegliere e vedere cosa c'era all'interno di ogni cocktail. Avevamo fatto anche delle organizzazioni con dei bar. E quando andavamo a prendere da bere e portarlo a casa, siccome non è che chiedevo ai miei di portarmi, ci andavamo in moto. Il problema è che portare una trentina di bottiglie tra le birre e mille altre cose in moto era abbastanza imbarazzante da vedere. Quindi comunque siamo sempre andati in moto a prendere la roba da bere ed era scomodissimo. Abbiamo questa qua, tutta roba che abbiamo preso nei mercatini, tutta roba da bar, no? Che lo vendevano, quindi noi andavamo comprarli. A me sarebbe sempre piaciuto fare altre feste e quindi probabilmente in futuro ne rifarò. Ma da quanto tempo è qua? Voglio fare un ringraziamento alla D-Night perché è una festa bellissima. Sono i bravi ragazzi che ci hanno aiutato a organizzare tutto e sono bravi.